Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questo sarà un video particolare perché è il primo video unboxing del canale. Allora, i pacchi appena freschi di consegna sono appena arrivati, quindi vediamo. Ovviamente ordinati su AliExpress. Vediamo cosa ci è arrivato. Allora, ovviamente io li ho ordinati io, quindi già so cosa è arrivato. Partiamo da questo, che è quello dove c'è un'unica cosa. Ed ecco qui. Allora, questo è una specie di boga grip utilizzato soprattutto in Giappone per la tecnica che pratico io. Andiamo ad unboxarlo. Ed è uno dei migliori che si trova su AliExpress. Infatti l'ho pagato circa 12-13 euro. Ci sono anche quelli più economici, però mi piaceva questo. Credo sia anche abbastanza interessante come articolo. Quindi, come dicevo, è un bog grip per i pesci di piccola taglia. Allora, oltre al bog grip abbiamo anche la custodia dove si potrà allacciare qui alla cintura. Si sfila. Qui abbiamo anche moschettone. Ed ecco qui. Magari qualcuno di voi l'ha già visto in qualche video. Questo è il bogrip, molto leggero, ovviamente in plastica, con la sua custodia, quindi diciamo molto pratico da allacciare alla cintura, e in pesca diciamo non è molto invadente, anzi è molto leggero, quindi all'occorrenza si sfila e si può diciamo prendere il pesce senza danneggiarlo con le mani. Ecco, questo è il primo oggetto. Lo riponiamo nella sua custodia. Ora veniamo al pacco con un po' più di oggetti all'interno. Ok. Il pacco contiene altri pacchetti all'interno. Riusciamo tutti. Ok, c'è per nulla. Abbiamo 1, 2, 3, 4 e 5 pacchettini. Allora, iniziamo da questo qui. Ok, abbiamo un simpatico sticker. Ah, ok, questi allora sono di Ceburaska. Ceburaska, scusate, molto particolari. Questo perché costicchiano, costano circa 4-5 euro ogni bustina. Ci sono 4-5 Ceburaska, dipende dalle misure, quindi quasi 1 euro a Ceburaska. Però questi sono in tungsteno, c'è anche scritto tungsteno. Questi sono da 3 grammi, mentre questi e sono 4, mentre questi sono da 2 grammi, quindi un po' più piccolini, e ce ne sono 5. Ne apriamo uno giusto per farvelo vedere. Ovviamente ci sono quelli molto più economici, però questi hanno la particolarità che rispetto a quelli classici in piombo, me li metto qui. Dopo facciamo una comparativa con quelli normali. Questi sono davvero davvero piccolissimi. Guardate, questo è 3 grammi. Poi abbiamo questi da 2 grammi che sono ancora un po' più piccoli. E poi sono anche un po' più lucidi. Forse la lega di metallo sicuramente è differente. Questo tungsteno. Quindi il tungsteno ha questa particolarità. Con lo stesso peso, quindi rispetto a uno in piombo, ha la particolarità, avendo un peso specifico maggiore, la dimensione è inferiore, e questo comunque ne potrebbe beneficiare in pesca. Diciamo sono più piccolini, quindi noi che andiamo a utilizzare delle piccole esche sono perfetti. Quindi ottimi Ceburaska, usciamo qui. Poi partiamo da quest'altro.
Ovviamente seguiranno tanti altri unboxing, ragazzi, quindi vi invito a iscrivervi al canale. Allora, ecco, qui abbiamo preso un pacchetto da 30 ami della Gamagatsu del numero 8, ami del numero 8. Ne usciamo giusto uno per farveli vedere. Questi andranno in combinazione con i Geburaska e faremo, diciamo, questa montatura con Amo e Geburaska. Diciamo, è una montatura molto più mobile rispetto alla classica testina piombata. Questi sono gli ami. Vediamo, sono molto affilati, molto, molto. Sembrano anche ben resistenti. Perfetto. Questi da accoppiare con i Geburaska in tungsteno. Ve ne faccio vedere uno. Cerchiamo di metterlo a fuoco. Si toglie la clip. Si inserisce l'amo. Questa sarà la nostra montatura. Abbiamo questa montatura molto mobile con piombo in tungsteno da 3 grammi e l'amo dell'8. Ok. Quindi abbiamo pacchetti di piombi in tungsteno, Geburaska, 30 ami della Gamagatsu. Tutte e tre della misura numero 8. Questi li lasciamo qui. Questi vengono circa 1 euro a pezzo, più espedizione però. Allora, partiamo da questi altri. Ok, vediamo cosa abbiamo qui. Ah, ok, qui possiamo fare così il confronto. Abbiamo un altro bello sticker. Qui invece sono i Geburaska, quelli molto più economici, costano circa un terzo, e questi sono da 2 grammi della Super Continent. Allora, qui possiamo fare l'esempio. Questi sono da 2 grammi, quindi possiamo fare un paragone perfetto. Come vedete, le clip sono anche molto più grandi, sono rovesciati tutti. Ok, e prendiamo anche quelli da 2 grammi, che sono questi. Ok, questi sono da 2 grammi. Si vede ovviamente che la qualità è diversa. Allora, questo è quello in tungsteno. Un attimo, metto la clip. Questo è quello in tungsteno e questo è quello in piombo. Come vedete è molto più lavorato quello in tungsteno, mentre quello in piombo risulta più opaco e anche la dimensione, insomma, è un 20% più grande, la clip è il triplo. Però sono buoni anche questi, dai. Altri Geburaska però in piombo. Questi sono da 2 grammi. Questi costano la metà e sono il doppio. In una confezione ce ne sono ben 10, quindi il risparmio è evidente. Quindi questi altri li lasciamo qui. Ok, apriamo il penultimo pacco. Ok, questi invece da 3 grammi e mezzo sono dei piccolissimi piombi da drop shot. Questi apriamo la bustina.
Questi appunto si utilizzano nella montatura dropshot, sono molto comodi perché hanno la clip che ferma direttamente il nylon senza fare un nodo. Possiamo giocare anche con la distanza del filo, poi magari se volete possiamo fare un video al riguardo. Abbiamo questo piombo da 3 grammi e mezzo, ovviamente per la pesca ultralight che facciamo prevalentemente noi. Sono 10 pezzi, questi sono in piombo normale, quindi abbastanza economici. Credo 2 euro per 10 pezzi. Mettiamo qui. E l'ultimo pacchetto di questa marca della Lureholic. Marca molto buona, ha cose di qualità, costano un po' di più, però comunque ne vale la pena. L'impacchettamento è perfetto. Ecco qui l'ultimo pacchettino. Già che ci siamo, mettiamo anche il nuovo grip qui. Ok, pacchettamento perfetto. E abbiamo una bellissima scatoletta di questo bel marchio che fa cose solo, diciamo, di alta qualità. Che, indovinate un po', per mettere tutta questa minuteria. Quindi abbiamo ben 6 cassettini per metterci comunque tutti i ceburasco, comunque gli ami. 6, mentre sotto ne abbiamo 4, diciamo che sono il doppio, belli grandi. Quindi qui dentro ci metteremo tutti i ceburasco, tutti i tipi che abbiamo. Ci metterò anche questi ami. E ci metterò gli altri piombi da dropshot. Ok, questo è tutto, ragazzi. Abbiamo anche un simpatico cordino che comunque fa sempre utile. E nulla, ragazzi. Questo è l'unboxing di oggi. E ci vediamo al prossimo video. Grazie per aver visto appunto ed essere venuti a dare uno sguardo, e vi invito comunque ad iscrivervi al canale perché ci saranno tantissimi altri video unboxing, questa è solo una minima parte, e ci saranno tantissimi altri video di pesca sia ad ultralight e sia anche per altri tipi di tecnica, come per esempio lo shore jigging o comunque lo spinning medio, ecco. Buona giornata, ci vediamo, ciao a tutti.